Siamo con Lorenzo Sonego al Tennis Club Matchball di Bra, in conclusione di una 3 giorni dura di allenamenti, tra l'altro è finito da poco, difatti sei ancora un po' sudato, il caldo è tanto, e stai preparando il torneo di Wimbledon dove ti vede già nel tabellone per il primo turno, però andiamo con ordine e io ti chiedo innanzitutto come stai e come stai preparando Wimbledon. No, molto bene, adesso ho fatto questi 3 giorni molto intensi qua a Bra grazie a Massimo, che conosciamo da una vita, che è molto amico del mio maestro. E niente, il campo quest'anno è perfetto, quindi ci si può allenare benissimo. E niente, ho fatto 3 giorni buoni, poi adesso andrò in Turchia ad Antalya a fare un torneo prima di Wimbledon e poi sarò carico per Wimbledon. E cosa ti aspetti da Wimbledon? Ovviamente una vetrina assolutamente ricca, bellissima, di grande prestigio, e tu cosa ti aspetti da te stesso? Ma diciamo che fin da piccolo è stato il mio torneo preferito, ho sempre voluto vincere qualche partita a Wimbledon. E quindi sarà un'emozione pazzesca entrare già in campo. È il secondo anno che posso giocarlo e quindi niente, non vedo l'ora di entrare in campo. Mi piace giocare sull'erba, e gli scambi sono meno lunghi, però è molto divertente giocarci e quindi sarà fantastico entrare e lottare ogni punto come sempre e divertirsi. Hai detto Massimo, ovviamente lo ricordiamo in video, è Massimo Pucci, appunto, insomma, la famiglia qui molto conosciuta al Match Ball, che porta avanti questa tradizione tennistica in città. Un campo, quello come hai detto tu, quello d'erba qui a Bra, insomma, che fa invidia, no? Un po' in tanti posti della regione, non solo. Sì, diciamo che qua in Piemonte non ci sono posti con un campo in erba e soprattutto tenuti così bene. Quindi è molto comodo per me venire qua e potermi allenare anche con ragazzi molto promettenti. E quindi, no, niente, devo solo ringraziare tutti, Massimo. E niente, veramente bello potersi allenare con questa intensità qua. E com'è stata fino ad adesso, Lorenzo, la tua stagione? Lasciamo un attimino da parte la Turchia e poi Wimbledon. Fino ad adesso come ti sei sentito e qual è il tuo bilancio? Ma diciamo molto positiva subito all'inizio anno, ci sono stati buoni risultati, poi con i 2 risultati a Marrakesh e a Monte Carlo soprattutto, però non mi aspettavo questi risultati e io volevo fare un anno di esperienze perché è il primo anno dove gioco solo 250-500 e Master 1000, quindi non mi aspettavo niente e niente, sto giocando il mio miglior tennis, ho migliorato tanto in questo periodo, soprattutto con la risposta e col servizio che sono 2 colpi fondamentali, però dovrò ancora migliorare tanto e giocando partite di questo livello potrò ancora salire. Sei giovanissimo, o meglio, se comunque sei molto giovane, no, sei giovane, rispetto a me sei giovane, però insomma hai già ottenuto dei risultati molto importanti, e che effetto ti fa comunque essere nella tua posizione in classifica che sei? Comunque sei tra i migliori 70 nella classifica, quindi è comunque un traguardo importante, no, per un ragazzo della tua età. Beh, sicuramente, soprattutto perché ho iniziato tardi e quindi sono arrivato tardi. Non mi aspettavo di arrivare ai primi 100 così tutto di un colpo e così in fretta, pensavo di metterci molti più anni e adesso che ci sono però capisco veramente quanto è difficile salire e rimanerci, per quello che mi sto allenando ogni giorno sempre di più e sempre meglio, con più attenzione e curando i minimi particolari. E poi chiudiamo, i ragazzi più giovani o magari anche chi è appassionato di tennis ma magari non ci gioca vede in Fabio Fognini il giocatore del momento, no? Quello su cui dare più attenzione piuttosto che guardarlo con molta ammirazione, tu che sei un giovane in escalation, che sta, diciamo che hai già il trampolino di lancio, stai facendo risultati importanti, dovessi insomma incoraggiare dei ragazzi a cominciare a giocare a tennis piuttosto che magari spostare l'attenzione da un altro sport al tennis, cosa puoi dire? Cosa ti senti di dire?
Diciamo che è cioè, uno sport fantastico perché sei da solo e quindi tutte le attenzioni sono su di te. È uno sport molto di testa, quindi devi avere tanta voglia di vincere, tanta voglia di lavorare, di metterti in gioco e non sentire troppo la pressione, essere abbastanza freddi. Il carattere è molto importante e Fognini infatti ha, secondo me, il carattere giusto perché anche se si innervosisce un po' in campo e fa alcune volte è particolare, però lui è tranquillo, va in campo e gioca ogni partita sapendo di essere forte e quindi poi ha un talento incredibile, lo stimo tanto. Ultimissima cosa, se la puoi dire, perché i sogni nel cassetto a volte si tengono un po' personali, ecco, però qual è il tuo sogno tennistico, Lorenzo? Ma di sicuro vincere uno slam, però è difficile. Diciamo che un altro sogno sarebbe vincere Roma in casa, sarebbe fantastico, è uno dei miei tornei ovviamente preferiti, con il tifo che c'è lì è un'emozione pazzesca.